I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito 7 misure cautelari per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e cessione e spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo, hashish, cocaina e marijuana. Fondamentale per lo sviluppo dell'attività di indagine è stato l'apporto della stazione carabinieri di Capaci, che è il presidio di legalità e di prossimità dell'arma in un territorio storicamente problematico sotto il profilo della sicurezza pubblica. I carabinieri di Capaci sono stati in grado, grazie alla loro vicinanza con quella comunità, di intercettare un fenomeno particolarmente insidioso, qual è lo spaccio e qual è il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani. Sono 1179 gli episodi complessivamente contestati al capo dell'associazione, un'attività quindi tutt'altro che irrilevante, anzi a dire vero molto fiorente, nell'ambito dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Carini, cui l'odierna operazione ha posto la parola fine.